tutto del pronto con una valigia e tanti sogni, con l'aiuto di truccatori e coreografi, si sono trasformate. Eccole muoversi con disinvoltura sul palcoscenico in uno spettacolo dal titolo Miss Italia sognando tra le note. Ma non tutte sognano di diventare modelle o attrici. Io sono la più giovane delle Miss. Una mia grandissima passione è quella dell'arrampicata, che faccio sia all'aria aperta, diciamo quindi in montagna, che in palestra invece su pareti artificiali. Il mio sogno più grande sarebbe quello di riuscire a scalare una vetta molto alta in giro per il mondo. Mi piacerebbe viaggiare, mi piacerebbe conoscere altra gente, però ho paura di uscire dal mio guscio, quindi dal mio paese, perché lì mi sento protetta. 24.866 sono le ragazze che hanno partecipato al concorso, 220 quelle arrivate alle prefinali, ma solo 78 passeranno il turno e, insieme con le miss regionali già qualificate, parteciperanno alla finalissima di Salso Maggiore. Il verdetto tra poche ore. Finalmente posso dire che sono uscita da una crisi esistenziale che ho avuto durante il periodo dell'adolescenza. Stare qui a Miss Italia per me è già tanto e non importa se non arrivo a Salso Maggiore. Alla Mostra del Cinema di Venezia presenta Buonasera a tutti. Scusate se mi intrometto nelle vostre case alle 20:49 esatte di questa domenica di settembre, ma in qualche modo da San Benedetto del Tronto prende ufficialmente il via l'edizione numero 66 di Miss Italia. Scusate se dico Miss Italia. Queste alle mie spalle sono 221 meravigliose ragazze. Sono le protagoniste di questa prefinale qui in quella che è questa meravigliosa Riviera delle Palme, che appunto accoglie anche ovviamente San Benedetto del Tronto, e ancora una volta San Benedetto del Tronto ha accolto con il consueto affetto le ragazze che appunto hanno girato in lungo e in largo la nostra penisola, vengono un po' da tutte le regioni e oggi si riuniscono per le prefinali nazionali. Di queste 221 soltanto 101, sì, proprio 101 come i dalmat, la carica delle 101 andranno direttamente a Salso Maggiore per le finali. L'appuntamento con Rai 1 è il 15, 16, poi il 17 faremo una breve pausa e poi il 18 e il 19. Là in prima fila, come non salutare lui, il patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani e Patrizia, vero e autentico protagonista. Dopo ci parliamo un po', eh? E accanto non finirò mai di ringraziare di aver accettato il nostro invito a dire sì come presidentessa di questa giuria a una delle grandi artiste della televisione, del teatro e del cinema italiano, Loretta Goggi. E accanto il vicepresidente, che è Gianni Brezza, regista, coreografo e chi più ne ha più ne metta. Poi, già che ci sono, la telecamera volante portatile potrà farvi vedere anche gli altri protagonisti della giuria, che sono Silvana Giacobini, eccola là, Paolo Crepè, Christian Filangeri, Stefano Reali, Fioretta Mari e poi Robin e Marco Calvaresi, che è presidente del Consorzio Turistico delle Riviera delle Palme. Questo gruppo di lavoro ha sicuramente lavorato bene, in maniera attenta in questi giorni, e durante questa serata, che tra poco noi ci lasceremo per... Ecco là il direttore! Chiara, scusami, scusa. Saluto il direttore Fabrizio Del Noce, ovviamente, ma da Chiara devi farmi il gesto, direi uno. Eccolo qua. E poi Paolo De Andreis, altro autentico motore di Miss Italia. E a proposito di motori, anche Lauro Micheli, della Mirem. Allora, siamo qua adesso con questa finestra per farvi presentare, per farvi conoscere le 21 ragazze che di diritto vanno a Salso Maggiore perché hanno conquistato i titoli regionali. Ve le presento dalla numero 1 alla numero 21. 001, Miss Val d'Aosta, Joëlle Rigolet. Numero 002, Miss Piemonte ed Elfa Chiara Masciotta.
Numero 3003, Miss Lombardia, Valentina Avanzi. Numero 004, Miss Trentino Alto Adige, Deborah Cagol. Numero 005, Miss Friuli Venezia Giulia e Serena Modanesi. Numero 6006, Miss Veneto Fabia Breda. Come James Bond, 007, Miss Liguria Martina Burani. Numero 8, Miss Emilia, 008, Valentina Mezzetti. Nove, Miss Romagna. Sì, perché l'Emilia e la Romagna sono separate a Miss Italia. Miss Romagna 009, Vanessa Marcandella. Numero 10, 010, Miss Toscana Desiree Noferini. Undici, 011, Miss Umbria Elisa Giglio. Numero 012, Miss Marche Jessica Vanni. E poi il numero 13, 013, Miss Abruzzo Marianna Crognale. Numero 14, 014, Miss Lazio Silvia Sera. Numero 15, il numero Miss Campania Claudia De Luca. E poi la 016, Miss Molise Alessandra Rocco. La numero 017 è Miss Puglia, si chiama Laura Giglio. Diciotto, Miss Calabria, Anna Prete. La 19, Miss Basilicata, ed è Francesca Muscio. Numero 019. Numero 020, Miss Sicilia, Federica Genova. Numero 021, Miss Sardegna, Gloria Zoboli. Eccole qua, eccole, brave, brave, tutte 21 di diritto alle finali di Salso Maggiore, quindi l'applauso gliel'avete fatto singolarmente, ma mi sembra giusto anche farlo a tutte. Aspetta, fatemi dire a chi deve. Aspetta, aspetta! Che mi leggete nel pensiero? No, a tutte coloro, e sono tante, sono tante, tante, centinaia e centinaia di ragazze che per tutta l'estate hanno girato in lungo e largo le regioni della nostra penisola e non ce l'hanno fatta, non sono neanche tra queste. Allora credo che sia giusto pensare anche a loro e a tutti gli agenti regionali che hanno lavorato molto bene anche quest'anno per regalarci un gruppo straordinario. Allora, vi ho presentato le 21. Loro verranno con me direttamente a Salso Maggiore. Siete contente?
Figurati se risponderanno di no. Come saranno contente le altre 80 che più tardi, intorno alle 24, alle 23, 54, 55, 56, 57 o 00, insomma attimo più, attimo meno, appunto avremo l'occasione di stare di nuovo insieme in diretta da San Benedetto del Tronto ed insieme vi presenterò le altre 80 che proseguono verso il lungo percorso che le porterà a Salso Maggiore, ma soprattutto verso il sogno, verso il titolo di Miss Italia 2005. In bocca al lupo, ci vediamo più tardi, che lo spettacolo inizia. Arrivederci da Lei Card di Agos, Sash, Bella. Questo programma regna la casa, la cucina. L'emancipazione femminile. Allora, Presidentessa, lei ha il verdetto. Qui c'è qualcuno che troverà il suo regno nella casa, nella cucina. Venite con me che vi do qualche ricetta. Molto bene, molto bene. Grazie, Presidente. Vado. L'accompagno. Ah, avete paura che mi faccio male, eh? Ecco qua, Loretta Goggi. E allora, questa è un'edizione straordinaria di Miss Italia. Lo dico perché tante saranno le novità. Le prime due serate, il 15 e il 16 di settembre, saranno imperdibili, due serate importanti con un meccanismo completamente nuovo per il mondo di Miss Italia, un po' severo ma particolarmente divertente, anche perché in fondo ci siamo detti, ma e ospiti, cantanti, sì, ma le vere protagoniste di Miss Italia sono queste ragazze e allora devono avere tutto lo spazio. Quindi per la vostra gioia il 15 e il 16 sarete protagoniste soltanto voi e soprattutto voi. Allora, qui ho il verdetto. Abbiamo 221 ragazze, 21 ve le ho già presentate, passano di diritto all'appuntamento con Salso Maggiore, altre 80 ve le presento questa sera. Il meccanismo è il solito, mi sembra che sia tutto a posto, manca la musica giusta, eccola. Non la sento la musica. No, ma no voi. No, voi dovete fare gli applausi di supporto alle ragazze, chiaro. La musica è questa. Non va. La farò io una musichetta allegra. Bam 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 bam. No, insomma, non proprio questa, ma insomma una certa musica di tensione. Non c'è la musica, la faccio io così. Eccola! Sì, questa musica va bene. Anche un po' più bassa, se no ci viene anche un colpettino che noi che abbiamo una certa età fa un po' paura. Va bene, allora, partiamo. A ciascuna dirò il verdetto, c'è anche Chiara, lì la nostra annunciatrice con il direttore di Rai 1 che sta seguendo con lo stesso pathos e la stessa attenzione di un anno fa. Fammi così col ditino. Fammi... Dopo. A me un occhio me lo va, ho capito. Numero 1. Vediamo, concorrente numero 001. Marilena, per te Miss Italia continua. Claudia, numero 2. Claudia, per te Miss Italia finisce. Numero 3, Strenna. Dove guardi, Strenna? Guarda avanti. Per te Miss Italia finisce. Numero 4, Tiziana, per te Miss Italia finisce.
Numero 5. Angela, per te Miss Italia finisce. Lorena, per te Miss Italia continua. Numero 7, Laura, per te Miss Italia finisce. Numero 8, Cristina, per te Miss Italia finisce. Numero 9, Jessica, per te Miss Italia finisce. Martina, per te Miss Italia finisce. Margherita, per te Miss Italia continua. Può anche sorridere. Federica, per te Miss Italia continua. Sara, per te Miss Italia continua. Martina, per te Miss Italia finisce. Eleonora, per te Miss Italia finisce. Vanessa, Vanessa, per te Miss Italia continua. Claudia, per te Miss Italia continua. Jessica, per te Miss Italia finisce. Arianna, per te Miss Italia continua. Denise, per te Miss Italia finisce. Sofia, per te Miss Italia finisce. Valentina, per te Miss Italia finisce. Numero 23, Eleonora, per te Miss Italia finisce. Siamo al numero 24, Elisa. Elisa, per te Miss Italia continua. Cinzia, numero 25, Cinzia, per te Miss Italia finisce. Numero 26, Cristina, per te Miss Italia
continua. Numero 27, Elisa, per te Miss Italia continua. Rossella, per te Miss Italia finisce. Giada, per te Miss Italia finisce. Siamo al numero 30. Numero 30, Chiara, per te Miss Italia continua. Numero 31, Paola, per te Miss Italia finisce. Siamo al numero 32, Sara, per te Miss Italia finisce. Numero 33, Elisa, per te Miss Italia continua. Numero 34, Valeria, per te Miss Italia finisce. Siamo in diretta da San Benedetto, dalla meravigliosa Riviera delle Palme, per il prosieguo del grande appuntamento con Miss Italia. Vi sto facendo conoscere le 221 ragazze che sono arrivate alle prefinali nazionali. Adesso vi sto facendo conoscere le 80 che, insieme alle 21 che hanno già conquistato il titolo regionale, andranno a Salso Maggiore. Siamo alla numero, vediamo, eccola, 35. Valentina, per te Miss Italia continua. Sanela, per te Miss Italia finisce. Siamo al numero 37. Sonia, per te Miss Italia finisce. Isabel, numero 38, Isabel, per te Miss Italia finisce. Numero 39, Michela, per te Miss Italia finisce. Numero 40, Alessia, per te Miss Italia finisce. Numero 41, Jenny, per te Miss Italia finisce. Numero 42, Valeria, per te Miss Italia continua. Quarantatré, Doris, per te Miss Italia finisce. Quarantaquattro, Marianna, per te Miss Italia finisce. Quarantacinque, Valentina, per te Miss Italia finisce. 46, Jimena, detto bene? Con la Jimena, detto bene? Per te Miss Italia, guarda lei, continua. 47, Elisabetta,
per te Miss Italia continua. Se vuole urlare faccia pure, eh? È gioia. Quarantotto. Silvia, per te Miss Italia finisce. Stefania, per te Miss Italia continua. Cinquanta. Adriana, per te Miss Italia continua. Numero 51, Ilaria, per te Miss Italia finisce. Siamo al numero 52. Erika, per te Miss Italia continua. Caterina, numero 53, per te Miss Italia finisce. Cinquantaquattro, Veronica, per te Miss Italia finisce. Gloria, per te Miss Italia continua. Cinquantasei, Giuliana, per te Miss Italia continua. Numero 57, Roberta, per te Miss Italia finisce. 58, Vania, per te Miss Italia finisce. 59, Laura, per te Miss Italia continua. Numero 60, Valeria, per te Miss Italia finisce. Numero 61, Danila, per te Miss Italia finisce. Numero 62, Federica, per te Miss Italia finisce. Sessantatré, Silvia, per te Miss Italia finisce. Sessantaquattro, Michela, per te Miss Italia continua. Numero 65, Simona, per te Miss Italia finisce. Francesca, numero 66, per te Miss Italia finisce. Numero 67, Ilaria, per te Miss Italia finisce. Siamo al numero 68, Federica, per Federica Miss Italia finisce. Numero 69, Sara, per te Miss Italia finisce.
Numero 70, Maria Anna, per te Miss Italia, continua. Applausi. 71, Gaetana, per te Miss Italia, finisce. 72, Emilia, per te Miss Italia, finisce. 71, ancora un bel gruppo. No, volevo spiegare una cosa da casa, perché tornate un attimo su di me, ma alcune volte avete visto le ragazze che sparivano, non è che che svenivano, no, si sedevano, lo dico per quelli che ci seguono a casa, che magari, oddio, che svengono tutte, no, semplicemente si sedevano. Adesso sta a voi, come va? Fra un po' andrà o bene bene o male male. Riprendiamo il percorso, siamo alla numero, vediamo, 73, Alice. Alice, per te Miss Italia, continua. 74, Elena, per te Miss Italia, continua. 75, Dania, per te Miss Italia, finisce. 76, Eugenia, per te Miss Italia, continua. 77, Monica, per te Miss Italia, finisce. 78, Maria Chiara, per te Miss Italia, continua. 79, Giada, per te Miss Italia, finisce. 80, per te Miss Italia, finisce. 81, Jessica, per te Miss Italia, finisce. 82, Jessica, per te Miss Italia, finisce. 83, Chiara, per te Miss Italia, finisce. 84, Eleonora, per te Miss Italia, finisce. 85, Erika, per te Miss Italia, finisce. 86, Linda, per te Miss Italia, finisce. Oh, ma non passa più nessuno. Ma sono messo qua più comodo. Siamo al 87. Stefania, numero 87. Per te Miss Italia, finisce. 88, Silvia, per te Miss Italia, finisce. 89, Valentina, per te Miss Italia, continua. Che fa, piange? 90, come la paura. Pamela, paura? Pamela, 90? Ah, per te Miss Italia, continua. 91, Francesca, per te Miss Italia, finisce.
92, Flavia, per te Miss Italia finisce. Numero 93, Daisy, per te Miss Italia continua. Mi hanno fatto paura le ragazze. Numero 94, non sono io, eccola. Lisa, per te Miss Italia continua. Denise, per te Miss Italia continua. '96, Laura, per te Miss Italia finisce. '97, Alessia, per te Miss Italia finisce. '98, Serena, per te Miss Italia continua. '99, Claudia, per te Miss Italia continua. Eleonora, per te Miss Italia finisce. Elisa, il cognome non lo dico, ti dico solo che per te, tanto lo dirò, a salso maggiore, perché per te Miss Italia continua. '102, Sonia, Sonia, per te Miss Italia continua. '103, Marta, per te Miss Italia finisce. '104, Giorgia, per te Miss Italia continua. '105, Claudia, per te Miss Italia finisce. '106, Cecilia, per te Miss Italia finisce. '107, Vanna, per te Miss Italia continua. '108, Laura, per te Miss Italia finisce. '109, Monica, per te Miss Italia continua. C'è rimasta male. '110, Giovanna, eccola, per te Miss Italia continua. '111, Marzia, per te Miss Italia continua. '112, Cristina, per te Miss Italia finisce. '113, Eleonora, per te Miss Italia continua. '114, Sara, per te Miss Italia continua. '115, Gloria, per te Miss Italia continua. '116, Emanuela, per te Miss Italia continua. '117, Federica, per te Miss Italia continua. '118, Martina, per te Miss Italia finisce. '119, si prosegue a grandi passi. Susanna, per te Miss Italia finisce.
120. E Enrica, per te Miss Italia finisce. 121. Antonella, per te Miss Italia continua. 122, Laura, per te Miss Italia finisce. Siamo al numero 123. Denise, per te Miss Italia continua. 124. Romina, per te Miss Italia finisce. 125. Monia, per te Miss Italia continua. 126. Luana, per te Miss Italia finisce. 127. Valentina, per te Miss Italia finisce. 128. Ilaria, per te Miss Italia finisce. 129. Federica, per te Miss Italia continua. 130. Eleonora, per te Miss Italia continua. 131. Roberta, per te Miss Italia continua. 132. Valentina, per te Miss Italia finisce. 133. Cristina, per te Miss Italia continua. 134. Chiara, per te Miss Italia finisce. 135. Federica, per te Miss Italia continua. 136. Angela, per te Miss Italia continua. Grande pathos, grande attesa, sono le ultime ragazze che devono conoscere il verdetto, come la numero 137. Roberta, per te Miss Italia finisce. 138. Eleonora, per te Miss Italia continua. Siamo al 139. Chiara, per te Miss Italia continua. 140. Sara, per te Miss Italia continua. 141. Filomena, per te Miss Italia finisce. 142. Francesca, per te Miss Italia finisce. 143. Valentina, per te Miss Italia finisce. 144. Carmela, per te Miss Italia finisce. 145. Anna, per te Miss Italia finisce. 146. Federica, per te Miss Italia finisce. 147. Silvia, per te Miss Italia finisce. 148. Sara, per te Miss Italia finisce. 149. Antonella, per te Miss Italia finisce. 150. Per te Miss Italia continua. 151. Benedetta, per te Miss Italia finisce. 152. Leila, per te Miss Italia finisce. 153. Vania, per te Miss Italia finisce. 154. Valeria, per te Miss Italia continua. 155. Serena, per te Miss Italia continua.
156. Mara, per te Miss Italia continua. 157. Teresa, per te Miss Italia finisce. 158. Francesca, per te Miss Italia continua. 159. Ilaria, per te Miss Italia finisce. 160. Filomena, per te Miss Italia finisce. 161. Maria, per te Miss Italia finisce. Voleva andar via. 162. Angelica, per te Miss Italia continua. 163. Teresa, per te Miss Italia finisce. 164. Paola, per te Miss Italia finisce. 165. Ida, per te Miss Italia continua. Oh, siamo al 166. Patrizia, per te Miss Italia finisce. 167. Lidia, per te Miss Italia finisce. 168. Per te Miss Italia continua. 'Dobbiamo andare avanti con la numero 169. Gabriella, per te Miss Italia finisce. 170. Eleonora, per te Miss Italia finisce. 171. Elvira, per te Miss Italia finisce. 172. Marisa, per te Miss Italia finisce. 173. Federica, per te Miss Italia finisce. 174. Stefania, per te Miss Italia finisce. 175. Francesca, per te Miss Italia continua. 176. Un'altra Francesca, ma per te Miss Italia finisce. 177. Simona, per te Miss Italia finisce. 178. Mariella, per te Miss Italia finisce. Ho cambiato microfono, 179. Noemi, per te Miss Italia finisce. 180. Maria, per te Miss Italia finisce. 181. Laura, per Laura Maria, per te Miss Italia continua. 182. Lucia, per te Miss Italia finisce. 183. Veronica, per te Miss Italia finisce. 184. Susanna, per te Miss Italia continua. 185. Anna, per te Miss Italia continua. 186. Elena, per te Miss Italia finisce. 187. Maria Luisa, per te Miss Italia continua. 188. Matilde, per te Miss Italia continua.
189, Federica, per Demis Italia finisce. 190, mi alzate questo microfono, grazie. 190, Sonia, per te Miss Italia finisce. Le ultime 10. 191, Roberta, per te Miss Italia continua. 192, Elisa, per te Miss Italia finisce. Bernadette, per te Miss Italia finisce. Alessandra, per te Miss Italia finisce. Rossella, per te Miss Italia continua. Elisabetta, per te Miss Italia finisce. 199, Alessandra, per te Miss Italia continua. 200, Vera, per te Miss Italia continua. Loro proseguono verso Miss Italia. Loro arriveranno con me a Salso Maggiore e una di loro sarà Miss Italia 2005. In bocca al lupo a tutte. Ma credo sia giusto, perché comunque mi sentono dietro le quinte, fare l'applauso più grande a coloro che sono state eliminate. Non ce l'hanno fatta, ma vengo un momento da queste parti. Direttore, mi pare un bel gruppo, portiamo a Salso Maggiore un bel gruppo. Speriamo, bisogna, sai, su tante ragazze così è difficile poi avere una selezione. È difficile dare una valutazione. Io spero che ci sia materiale su cui poter lavorare bene, che Miss Italia abbia successo anche con la nuova formula, che è molto aggressiva, e quindi, insomma, vedremo. Dipenderà molto anche da loro. Beh, sicuramente dipende molto anche da loro, e anche dallo spirito, dalla grinta, dalla capacità anche di trasformarsi, perché indubbiamente si lavora molto sui capelli, sul trucco in questi giorni. Ecco, credo che queste sono cose importanti. Bene, grazie, buon lavoro anche a Paolo De Andrés, che è il capo struttura. Approfitto per ringraziare anche tutta la nostra redazione, tutto il personale della RAI, che come sempre, i cameraman, la nostra esterna, che ha lavorato come sempre alla grande. Grande, grande RAI 1. Allora, avete fatto un buon lavoro, eh? Complimenti, poi parleremo a Salso Maggiore, eh? Dove è andato il presidente? Il presidente è andato un attimo in bagno. Un attimo in bagno, perfetto. Silvana? Insomma, è un lavoro difficile, l'avete capito, perché i dubbi ci sono stati, certezze raggiunte, però molto d'accordo con una giuria veramente molto molto in feeling, sì, l'uno con l'altro. Professor Crepè, in una parola, come ha trovato queste ragazze? Molto, no, non so, loro dicono solari, no, secondo me simpatiche, molto a loro agio, molto tranquille, molto. Mi dispiace per qualcuna che è andata via, che non lo so, è sempre difficilissimo, sempre, davvero mi piange un po' il cuore, credo a tutti noi, perché le differenze erano minime, davvero. Esatto, è proprio quella, le differenze erano minime. Cristiana, hai rivissuto certi momenti? Sì, meglio partecipare che dover giudicare, veramente. Sì. Senti, sì, a rivederle, il pianto di gioia, il pianto di tristezza per un sogno che finisce, ma che possono riprovarci tra qualche anno. Veramente. Sicuramente. Credo comunque che questa giuria tecnica avrà anche modo di dare dei preziosi suggerimenti alle ragazze a Salso Maggiore. Stefano. Mi associo al dispiacere per le persone che non sono più con noi. Però volevo ricordare che la valutazione l'abbiamo fatta veramente tenendo conto di tante cose, certo. E una su tutte è stata la personalità delle ragazze, che secondo noi faceva parte della bellezza. Fioretta.
tanti complimenti a chi ha vinto, ma senti, è proprio il cuore, ce l'ho piccolo così, non è possibile vedere quelle creature soffrire. Comunque potete ritentare, ragazzi, mi raccomando, ritentate. Quelle che sono andate via, ritentate! E poi comunque nella vita ci saranno mille altre occasioni. Robin? Il mio compito sarà quello di seguirle fino in fondo, tu lo sai, per 20 giorni cercherò di fare il mio meglio, anche se loro non ne hanno poi così bisogno. Io approfitto per ringraziare in generale la Riviera delle Palme che come sempre ci ha ospitato alla grande. L'augurio è sempre quello di avere qui Miss Italia qui a Sametto e Tronto ogni anno. Perfetto, non mancheremo. Allora, ritorno sul palco. Chiarina, mi fai un annuncio, dico, il saluto finale delle Miss? Sono tutte meravigliose, sì, complimenti a tutte. Però sì, il cuore ti batteva un po', la seguivi ero con... Ero più tesa io di loro. Ero più tesa di loro, va bene. Allora, risalgo sul palco, ringrazio anche tutti i fotografi, i giornalisti che come sempre hanno seguito il nostro appuntamento. Tra le tante novità, su Rai 1, l'appuntamento da domani alle 14.10, tutti i giorni, per 20 minuti, una striscia quotidiana. Un appuntamento quotidiano per raccontare questa avventura, questo sogno che inizia, che è quello di Miss Italia. Patrizia Mirigliani, il patron Enzo, venite qua, venite qua. Allora Patrizia, un bel gruppo anche quest'anno. Un gruppo affiatato, abbiamo già visto. E siamo, scusate, un po' confusi perché abbiamo visto delle ragazze veramente tristi perché se ne sono andate e siamo ancora un po' sconvolti, però questo è un gioco, per cui no? E bisogna giocare, che dobbiamo fare? Bisogna giocare. Patron, vieni qua, fate l'applauso sia voi che voi al patron Enziliano. Grazie, grazie, grazie. Tra l'altro a Salto Maggiore ci sarà anche una mostra bellissima da Dino Villani a Enzo Mirigliani con tutte le corone e le foto. Un'idea di Patrizia che esalta e che sottolinea ancora il lavoro di Enzo in questi anni. Cristina? Un augurio e buona avventura a tutte. Perfetto, mi sembra di aver ricordato tutto. Io la vorrei baciare, ma poi divento rospo, meglio non continuare. L'appuntamento allora quotidianamente su Rai 1 alle 14.10 con il diario, il racconto di Miss Italia, e conosceremo anche le nostre ragazze perché tra pochi giorni daremo il via al televoto, quindi avrete modo di votare le ragazze prima del 15 di settembre quando inizieremo ufficialmente da Salso Maggiore Miss Italia 2005. Grazie da San Benedetto con questa nostra diretta al volo e in bocca al lupo a voi! Arrivederci da presenta 5.000 lire, che paradiso, bel musetto delizioso, che la vincerà. Ho fatto Miss Italia perché sarebbe il regalo più bello per i miei 18 anni. Per dare una gioia a mia nonna. Per me stessa. Aspetto nuove emozioni. Non mi aspetto niente, è come un'esperienza in più che ho fatto nella vita. Miss Italia deve essere una, ma voi siete tutte belle, siete tutte Miss Italia. Per me... Siate voi stesse. Ieri sera è iniziata l'avventura di Miss Italia 2005. Proprio qui, a San Benedetto del Tronto, sono state scelte le 101 finaliste che andranno a gareggiare dal 15 settembre a Salso Maggiore. Per loro è iniziato un periodo bellissimo, ricco di emozioni, di fatica, che io tra l'altro conosco anche molto bene. E quest'anno potrete conoscerlo anche voi tutti i giorni alla stessa ora su Rai 1. Ma partiamo dalle prime 21 Miss regionali che inizieranno a gareggiare dalla terza sera, però di questo me ne parlerò dopo. 001, Joël Rigolet. Edelfa Chiara Masciotta. 003, Valentina Avanzi. 004, Deborah Cagol. 005, Serena Modanese. 006,
Fabia Breda. 007 Martina Burani. 008 Valentina Mezzetti. 009 Vanessa Marcandella. 010 Desiree Noferini. 011 Elisa Giglio. 012 Jessica Vanni. 013 Marianna Crognano. 014 Silvia Sera. 015 Claudia De Luca. 016 Alessandra Rocco. 017 Laura Giglio. 018 Anna Prete. 019 Francesca Muscio. 020 Federica Genova. 021 Gloria Zoboli. 3. Fermi tutti. Questa è la finalista di Miss Italia più bella. È molto meglio la mia, guarda che gambe. Eh sì. Guarda questa che capelli, che invidia. Ogni miss ha qualcosa di particolare, credetemi. E se non mi fidate, con il video Fino 3 potete vedere una ad una le 101 finaliste. E potete scegliere la vostra preferita fino al 19 settembre. E nel dopo miss della serata finale di Salso Maggiore, la miss che ha raccolto più preferenze verrà proclamata Miss Video Fonino 3. E possiamo votare anche noi? Ma certo, basta entrare nel portale 3, cliccare sull'icona di Miss Italia, guardare le finaliste e votare la miss preferita. Ci racconti qualche indiscrezione? Ma con il video Fonino 3 potete vedere quello che succede dietro le quinte e scoprire tante altre novità. Guarda qui, guarda il backstage. Fammi vedere. Bellissime. Guarda quanto sono belle, guarda. Ma mi sono perso qualcosa? No. Non ti preoccupare, con il tuo video Fonino 3 puoi recuperare il tempo perduto. E non solo, puoi guardare in diretta tutte le finali di Miss Italia. 6-3, si vede. Si inizia malissimo, la sveglia alle 7. Io sono arrivata a mezzanotte quasi. Tu dormivi, lei dormiva, ho detto come faccio a farmi la doccia adesso? A un certo punto mi sveglio, mi faceva male l'occhio, mi trovo un gonfiore qua, una palla. Ma sicuramente ha fatto un mozzico di zanzara. Sì, perché all'inizio pensavo un calazzo qualcosina, ho detto oddio, possono smettere di truccarmi. L'occhio enorme. Gruppo A, ore 8:30, 10, trucco i capelli. Provi fino a mezzanotte e mezza, ma siamo più. Inizio valutazione, commissione tecnica, body più fascia. Me la sono dimenticata di stanza. Palazzo dei congressi, sala giuria, valutazione, commissione tecnica. Certo, queste brume la giornata oggi erano un pochettino gustose. Cosa? Le prugne. Ah sì, lo so. Vabbè. Lo sai cosa? Mi pare fare fatto. Vabbè, la possiamo dare, non ci sente nessuno. Visti i ritmi serrati, ci conviene mangiare molta frutta. Sì. Basta. 7:50 Pullman e Miss pronti per trasferimento al Palazzo dei Congressi. Alle 8 dovremmo essere lì. Sono le 8 e siamo qua. Benissimo. No. Vai. Ciao. Ciao. Vai. Ciao. È la stessa. Regionali? Di là. 6, 7, 8, ne sto contando. L'importante, ecco, è mantenere tutto in chiave molto naturale, perché sono miss e comunque non vanno stravolte. Avete domande da farmi? Il rossetto? Sì, l'opacizziano, poi tanto c'è sempre qualcuno ai ritocchi che applicherà magari un po' di gloss, così evitiamo lo scioglimento della matita del contorno labbra. Ma
vorrei sapere se vengo male o bene, cioè non lo so. Tu avete visto? Sì. Quando sei salita, c'è lo schermo e ti guardavo di più. No, bene, dovevi sorridere di più. Ti saluto mia mamma e saluto Eleonora. Dai mamma, ti saluto. Vado a mangiare le prugne. Solo una cosa che dirò, da oggi in poi preferisco che qualcuno non mi parli, ma lo preferisco con tutto il cuore, veramente. Sto dicendo solo che se uno mi deve parlare male di Pietro, preferisco che non mi venga neanche a dire stai bene, ciao, e che ma io sto scherzando, tu puoi scherzare, tu lo scherzo lo capisci. Ecco, però se lei scherza, io posso scherzare con lei. Se tu scherzi, devi accettare che uno ti scherza. Stavamo scherzando tutti su ognuno, abbiamo fatto l'imitazione. Vabbè, ma hanno fatto mezz'ora con me così, perché io ho scherzato con lei, mi hanno detto... Però non è che ti ho offeso di come ridi, di come fai, di come dici. No, di come parlo è quello che dico, mi hai offeso su questo, e come sono. E come sei? Ho qualche problema di come sei? Non mi sbaglio, non mi pare che c'è qualche problema. Tu lo capisci se io scherzo? Se tu non vuoi che scherzano con te le persone, non scherzare con gli altri. Allora facciamo così, no, che tu ridi giù, ridi per me, e poi io non posso scherzare con te che sei offeso, perché la stavo imitando come ride. Stavamo scherzando, come voi mi imitavate come parlavo, punto. Tu di che sei piccola? No, che non ci credo, quando hai qualche 26 anni si mettono a ridere. No, ma guarda sì, che è lo spirito che conta. Bella, Robby, un applauso per Robby. Bella. Un applauso. Un grande applauso. Hai capito che tu puoi essere di Reggio, puoi essere chi c***o vuoi, ma le persone si devono rivolgere come si deve, perché fino a ieri mi hai fatto la bella faccia dell'amica. Allora vuol dire che tu fino a mo' mica non mi sei stata mai se mi guardi con questi occhi, hai capito? Io ho le risatine isteriche. Robby, ridiamo per niente. Dai, sì, vai. Le occhie giuline. Sì, galline. E adesso lo facciamo in abitino sportivo, elegante, come vogliamo noi, e insomma ci giudicano. Sì, tra un po' andiamo davanti alla giuria, poi non lo so. Iniziamo a parlare noi, oppure buonasera, aspettiamo che ci fanno la domanda. La domanda è uguale per tutti, quindi in teoria... Consiglio, buongiorno, salve, ciao. Scusate, salve. Salve. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sì. Ma il microfono poi voi dove l'avete posato? Dicevo, non è semplice perché forse è stata meglio la mia seduta di laurea, forse. Sono emozionatissima, madonna. È carino che sia. Sì. Respirare adesso. È finita. È stato bene. Ti è piaciuto? Sì. È stato bellissimo. Mi spiace. Ci guardano i voti? Teresa, Teresa. Importante è questa umanità che venga fuori dalle bimbe, capito? Sì, ma anche considerare tutto l'aspetto. Sì, sì, no, è chiaro che la bellezza è basilare. Ragazzi, aspettate un attimo, sedetevi qua. Andate giù. No, dammi l'acqua perché sto guardando. Cioè, io sono andata a fare i provini, ma così. Sei andata? Avevo la voce che mi tremava. Anche il medico. È tutto a posto? Sì. Quest'anno grandi novità. Potrete iniziare a votare la vostra Miss preferita già da domani. Sono escluse da questo primo televoto le 21 Miss regionali che abbiamo già visto. E potrete votare quelle dalla 22 alla 101. Allora, prendete appunti, aprite bene gli occhi, io vi presento le prime 30. 022, Vera Sant'Agata. 023, Alessandra Murri. 024, Vanna Quattrini. 025, Emanuela Postacchini.
026 Sara Salvi. Ooh. 027 Vanessa Tazzan. Ooh. 028 Elisa Moretti. But I said no, no, no. 029 Stefania Menegazzo. 030 Eugenia Muzzi. 031 Denise Marzuoli. 032 Giorgia De Cecchis. 033 Sara Cima d'Amore. 034 Cristina Giannetti. 035 Valeria Lombardi. 036 Matilde Siracusano. 037 Rossella Pittalis. 038 Federica Camperchioli. 039 Chiara Pisciali. 040 Elisa Rosati. 041 Erika Carraro. 042 Maria Anna Angelucci. 043 Lisa Cacciari. 044 Serena Ministro. 045 Eleonora Balestra. 046 Denise Maria Di Matteo. 047 Federica Torrese. 048 Serena Mastro Rosa. 049 Maria Luisa Spampinato. 050 Imena Scarfoni. 051 Gloria Tonon. Anche noi qua dietro, se stiamo dietro tutte, c'è questo problema, usciamo pazzi, siete 220. Tanto mettetevi il cuore in pace, è il quinto anno che faccio le tre finali di San Benedetto e quest'anno vinco io. A1 e un gruppo da B1. Ragazze, chi ha delle difficoltà comincia a camminare qui per rendersi conto come va. Rimettiamo di campo.
sbagliato oggi? È la sesta. Devi dirgli che c'è il telefono, ho cambiato la scheda. Fai il più stressato possibile. Allora, amore. Amore, ci siamo. No, ma sai cos'è? Non ho proprio dieta, magari c'è un tipo di regime alimentare leggermente più dietetico, no? Nel senso che ci sono tipo le carotine, le zucchine. Io voglio la cioccolata, ma non posso neanche andarla a comprare. Mi sono portate soldi che non mi servono a niente, perché ce li ho ancora tutti qui. Possiamo uscire, no? Perché comunque sono abbastanza severi. Chiamami più tardi, altrimenti veniamo stanotte. Guardiamo che... Dov'è che è andato? Io sono gelosa. Quello c'è un mare, subito, subito. Tienilo sotto controllo, Peppe. Ok. Sai dove è andato? Va bene. Allora lo chiamo sul cellulare, eh. Ok? Un bacio, Mari. Ci vediamo. Ciao, ciao, ciao. Ciao. È uscito il mio ragazzo, adesso mi chiamo sul cellulare. Ho parlato con la sorella, ha fatto uscito. Dove è andato? Adesso lo chiamo. Ti giuro. Cioè, non è possibile, ha fatto da mezz'ora è uscito. No. E non sa neanche dove ma sta. Aspetta, ti amo. No, è questo. Noi ci chiamo. Scrivici Zagazà. È un attimo. Mi dice pure Zagazà. Non lo so da dove cavolo è uscito sto termine, un mi chiama Zagazà. Domani parte il televoto per 80 Miss. Per vederle e per rivederle quanto volete, potete visitare il sito internet www.missitalia.rai.it che contiene tutte le informazioni del concorso. Noi ci vediamo domani per scoprire tutti i segreti del mondo di Miss Italia. Arrivederci da... Italia perché sarebbe il regalo più bello per i miei 18 anni. Per dare una gioia a mia nonna. Per me stessa. Aspetto nuove emozioni. Non mi aspetto niente, è come un'esperienza in più che ho fatto nella vita. Miss Italia deve essere una, ma voi siete tutte belle. Siete tutte Miss Italia. Per me... Se voi vi volete sfragare su una sedia perché siete stanche, sfragatevi pure. Sono qui. Comunque vada, sarà un successo. Ma sì, sì. Centrale devi passare, è tre volte che la sbagli, da capo. L'ha sbagliato. Noi ci andiamo in macchina, troppo. Vabbè, tanto noi stesso ci lo stesso. Lei per un matrimonio, se non passiamo, lei per un matrimonio e io e io perché ci devo andare, quindi ci si va in ogni caso, Salsa. Buongiorno a tutti, è iniziata l'avventura di Miss Italia e avete sicuramente capito quanto sia ricca di ogni genere di batticuore. 101 ragazze concorrono, partecipano per realizzare il loro sogno e voi potete riuscire a trasformarlo in realtà votandole. Io vi farò conoscere altre 50 finaliste. Partiamo con le prime 25. 052 Michela Cupello. 053 Alice Sibani. 054 Elisa Krishna Sami. 055 Marzia Martinelli. 056 Antonella Croci.
057, Eleonora Ricci. No, 058, Chiara Criscuolo. 059, Francesca Giaccari. 060, Anna Munafò. 061, Claudia Del Piano. 062, Cristina Berizzi. 063, Valentina Cattani. 064, Valeria Cappelletto. 065, Pamela Camassa. 066, Claudia Fiorentini. 067, Monica Riva. 068, Mara Scatigno. 069, Ida Miceli. 070, Roberta Zanda. 071, Margherita Lacava. 072, Elisabetta Otti. 073, Giuliana Adami. 074, Elena Bondesani. 075, Daisy Luccini. 076, Sonia Calderini. Che fame! Con quella linea mangi? Certo, anche le Miss mangiano. E come? Ma fanno tante altre cose. Guarda qua, il backstage di Miss Italia non ha segreti. Ma quelle sono le ragazze in gara. Ma certo, con tre puoi vedere dietro le quinte di Miss Italia e aggiornarti continuamente sul concorso con curiosità e news direttamente sul tuo videofonino. E inoltre puoi vedere una ad una le 101 finaliste in concorso e scegliere la tua preferita per farle leggere Miss Videofonino 3. E come? È facile, basta entrare nel portale 3, clicchi sull'icona di Miss Italia, guardi le finaliste e voti la tua Miss preferita. Ad esempio, questa ti piace? Da pazzi, la voto su. Sbrigati, hai tempo fino al 19 settembre. Nel dopo Miss della serata finale di Salso Maggiore, la Miss che ha raccolto più preferenze verrà proclamata Miss Videofonino 3. E non solo, con il vostro Videofonino 3 potete guardare in diretta le serate finali di Miss Italia. Fantastico, me lo presti? Setre, si vede! Allora, andiamo avanti. Tipo quando ho lasciato il mio ragazzo quella mattina, perché lui praticamente tanto, dovevamo trovarci alle 8 tipo all'uscita di Padova Est, e lui ci ha seguito in moto per tutto il tratto di strada fino all'uscita del casello, ti giuro. E poi quando siamo arrivati qua, San Benedetto, io mi ha dato una lettera e lui aveva scritto una lettera, e quindi benvenuto a San Benedetto. Io, che figata, cioè proprio. Il mio è andato in mare, mi ha detto fallo Miss Italia, vai vai, io voglio in mare. Il mio è andato a caccia, ho fatto un cacciatore. Senti, beh, cambiamo discorso, no. Scusate, non mi sento. Io poi che cosa mi mangio? Che arriva ultima mano all'oggi. Se c'è della mia borsa regna proprio il caos. Devo guardare che non aspettatevi. Filo, tua staffetta. Non andate via. Tua staffetta. Per un piatto di pasta. Pasta sugo. Però
Io adoro i primi. Vado i primi. Io adoro. I primi sono per me. E la carne. E poi a base di carne, anche se sono siciliana, insomma, un'isola, il pesce è più che buono, però amo la carne. Pasta e carne. Ed è grazie a me, Laura, ed è grazie a me che mi chiamato. No, perché io l'ho chiamato. No, io l'ho chiamato. Gli ho detto scusa, glieli puoi dare, no, gli volevo far meglio. E poi tu sei intervenuta. Vabbè, questo sì. E oggi vado di scherzi. Che pasta, la porta. Sì, benissimo. Grazie. Me ne porta anche una a me, per favore. Grazie, un'altra volta. No, io lo chiamo il pane, non volevo la pasta. Scusa. No. No, non devi pescare, scara. Non sai giocare ancora. Prendo io. Io ho già giocato, lei è l'ultima. Prendo io perché sono andata su di spade. Si vedo proprio su. Allora prendi tu. Non è niente per essere fine. Per essere fine non ho niente. Delle ragazze hanno telefonato a delle altre di notte, gli hanno detto ragazze scendete subito perché c'è una riunione importante nel salone. Queste si sono vestite, sono andate di sotto, non c'era niente. L'ha presa in giro così. Sotto so. Ma che te dove la? Senti gara. Siamo tutti quanti belli ragazzi. A me non male, veniamo a fare selezioni. Appena la vedi va. A me piacciono molto le ragazze toscane. Cellulite. Cellulite di popolo. Secondo te quali sono il suo gruppo? Quelle del Molise. Te sei fatti bravo? La Vinelli fatti bravo. Ma le bionde sono tutte fatti bravo, le bionde lisce. Partecipare a Miss Italia è vivere una caterva di emozioni, tensioni, fatiche, gioie e pianti che da allora io non ho mai più provato e stiamo cercando di farveli apprezzare. Tra pochissimo apriremo il televoto e voi potrete votare la Miss che preferite. Al gruppo mancano le ultime 25, eccole. 077 Roberta Delicato. 078 Sara Crisci. 079 Antonella Di Gregorio. 080 Denise Barbuto. 081 Lorena Antonioni. 082 Elisa Bassani. 083 Valentina Barbuti. 084 Giovanna Bravi. 085 Federica Carnassale. 086 Federica Moretti. 087 Eleonora Lucarelli. 088 Francesca Fioretti. 089 Susanna Cangeni. 090 Francesca De Lobu.
091 Arianna Cagna. Zero 92 Adriana Pingue. 093 Laura Betto. 094 Maria Chiara Rompianesi. 095 Gloria Re. 096 Monia Disidoro. 097 Angela Esposito. 098 Angelica Gianfrate. 099 Laura Maria Gulisano. 100 Eleonora Boi. 101 Marilena Incutti. Cena al sacco, perché stiamo qui fino a stasera e quindi... Una banana. Un panino. È un panino. Uno yogurt. La nostra cena è molto varia. Ci basiamo sempre con dei panini con un misto di salume, ma più che crudo, qui direi solo grasso, perché di prosciutto, come vedete, ne rimane veramente poco. Vedete del crudo? Io vedo solo del grasso. Ma questo passa il convento e noi ci dobbiamo accontentare. Cosa devo fare? Ditemelo, scusate. Venite, venite a Miss Italia. E io da 3 ore che sto qua a guardare sto panino, ma... Guarda la Miss Toscana, poverina, starà morendo con quel piumino. Sorride con le gocce che le scendono. Cavoli, ha tipo il piumino. E beh, noi avevamo il lana, non è che era molto migliore la situazione. Una sfilata balia, no, ti prego, è a casa dell'aborto, ma devi andare di là però. Brava ragazze, un pip hurra per le Minelli! Pip hurra! Ok, ok. Tu batti bravo? Le ragazze di Patti Bravo? Allora, dove eravate prima? Patti Bravo? Dove eravate prima che avevano tirato giù i boccoli? Ah, ok. Come fossi una bambola. Io me posso. Al nostro posto dobbiamo andare. Come fossi una bambola. Non ti accorgi quando sono triste. La stavo guardando. Sono tutti parenti. Dopo 4 giorni di astinenza. E io l'ho visti passando oggi. Ho detto ciao. Io sì, quando stavano entrando nel palazzo congresso. Succede ancora meglio. Ciao, ma ci siamo,
come tutti. Auguri, auguri a tutti. Grazie. Auguri alla ricezione. Ho lasciato una busta. Ah, ci sono. Grazie. Che bella. Ci penso io domani. Ok, ciao bella. Anch'io. Ricordati domani, Ciao. Ci facciamo.